Bene, buongiorno, bentrovati su Comunità di Connessioni per questo incontro dal titolo Quale futuro per la post-democrazia dopo Covid-19? E un bentrovato in particolare al professor Colin Crouch, che ringraziamo vivamente. Grazie. Professor Crouch è professore emerito alla University of Warwick, ha insegnato sociologia alla London School of Economics e diversi anni presso la European University Institute di Firenze in Italia. E tra le sue pubblicazioni ricordiamo senz'altro Post-Democrazia, pubblicata per la prima volta in Italia nel 2003 per la Terza, e più di recente invece, sempre per lo stesso autore, il volume Identità perdute, globalizzazione e nazionalismo nel 2018. E di recentissima pubblicazione a fine gennaio del 2020, il suo ultimo libro, Combattere la post-democrazia, che in qualche modo riprende, poi ci spiegherà meglio il professore, le riflessioni fatte anche sulla post-democrazia, cercando di leggerle anche alla luce di quanto è avvenuto nei primi decenni del XXI secolo, la crisi finanziaria del 2008, quella dei debiti sovrani, l'affermarsi in maniera così sostanziale del populismo. Quindi col professore discuteremo anche a partire da questo suo ultimo libro del momento così delicato che stiamo vivendo, cercando di comprendere quali possano essere i modelli politici, i modelli culturali capaci di guidarci innanzitutto nella ricostruzione delle nostre società e anche del rimettere al centro una dimensione comunitaria della democrazia. Quindi affronteremo magari la questione dell'Europa, i diversi regimi democratici che si stanno formando e quant'altro. In questo dialogo, in questo incontro, ci sono anche Marta La Placa e Rosalba Famà, che fanno parte dell'associazione Comunità di Connessione ormai da diverso tempo. E Marta è una studentessa alla Ca' Foscari di Venezia, in Philosophy, International Studies and Economics, e ha diverse esperienze di studio all'estero, tra cui in America e in Francia. Rosalba invece è specializzata in diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Leuven in Belgio, e anche lei appunto ha esperienze di lavoro, di ricerca, di studio all'estero, in particolar modo nelle istituzioni europee. Quindi io entrerei subito, ringraziando ancora una volta il professore, entrerei subito nel vivo della nostra discussione, partendo proprio dal suo ultimo volume, Combattere la post-democrazia, dove riafferma come la democrazia oggi non può più essere data per scontata. Sembrano molto lontane le parole di Fukuyama quando alla vigilia della caduta del muro di Berlino parlava di fine della storia. Vediamo come negli ultimi decenni invece si sono fatti numerosi passi avanti verso quella che lei descrive una condizione post-democratica, che poi appunto magari approfondirà meglio. Io dico solo che in breve quella situazione in cui permangono le istituzioni democratiche, ma esse sono svuotate di senso e di sostanza. Quando è stato pubblicato il suo libro, appunto, Combattere la post-democrazia, nel gennaio del 2020, questa pandemia non c'era ancora, non la stavamo ancora vivendo. E quindi, venendo alla domanda, secondo lei, che cosa ci sta insegnando questo momento storico rispetto allo stato di salute delle nostre democrazie e della società? E le è capitato di tornare sulle sue riflessioni in questo periodo degli ultimi mesi? Grazie, professore. Sì, il mio libro è arrivato alla stessa volta, allo stesso tempo, al virus stesso. Non potevo includere questa crisi tra i crisi che ho discusso nel libro. E penso che sia ancora troppo presto di dire con confidenza l'impatto del virus sulla nostra politica. Parzialmente non è finito. E parzialmente penso che ci sia una diversità tra i paesi.
questo sarà un bel progetto della ricerca dopo la crisi. Come hanno funzionato i diversi sistemi? Per esempio, nel mio proprio paese, devo molti simboli della post-democrazia nella pratica politica. Il governo preferisce annunci della politica invece di politiche attuali. Dicono, alla fine di questo mese avremo fare questo, questo, questo. Ma infatti a fine del mese arriva e non hanno fatto. Dunque fanno più nuovi annunci. Non so se questa è una novità, una specialità inglese o qualcosa più generale. Dobbiamo aspettare. Alla fine possiamo fare un progetto comparativo. Ma anche dobbiamo accettare che per tutti i governi, tutti i politici, tutti i partiti, tutte le amministrazioni, questa è una cosa totalmente inaspettata, totalmente nuova per la nostra società. Abbiamo visto la crisi finanziaria alla fine dell'anno scorso, del decennio scorso, ma questo è molto più grande, molto più grande. L'effetto economico è molto più grande, anche ha stoppato la società, i rapporti tra amici. Dunque è qualcosa senza precedenze. Anche la guerra non sono precedenze, perché nella guerra continua un certo tipo di interazioni sociali mentre guerra le persone possono andare ai ristoranti se le bombe non cadono, ma tutta la vita è interrotta. Era impossibile che i politici potevano prepararsi veramente per questo. Dunque, forse ci sono molte, molte critiche che possiamo fare, ma sempre con queste condizioni. So, aspettiamo. Certo, aggiungo semplicemente una cosa riguardo a questo tema. Secondo lei l'impatto così forte di questo virus ha messo in crisi una società che stava funzionando bene o in qualche modo ha rivelato una crisi latente che in qualche modo c'era già da tanto tempo e che in questo momento inevitabilmente ha mostrato la sua debolezza? Abbiamo scoperto, certamente nel mio paese, anche penso in Italia, nella Spagna, Germania e altri paesi, abbiamo scoperto una società civile forte, rapporti tra vicini, rapporti nella comunità, tutti vogliono aiutare gli altri. Abito in una strada di 120 case. Abbiamo iniziato all'inizio della crisi un support network. Chi può aiutare i vicini più deboli? Più di 80 case su 120 hanno detto sì, vogliamo aiutare. E questo si trova dappertutto, penso. So, abbiamo visto la fortezza della società locale, la solidarietà, forse cose che abbiamo pensato che abbiamo perso. Sembra che non. Questo è il segnale ottimistico di questa crisi terribile. Certo, sicuramente un segnale di cui fare tesoro proprio anche per quando ci troveremo in qualche modo a ripartire. Anche abbiamo scoperto l'importanza delle occupazioni normalmente visti come bassi, non solo infermieri e badanti, ma anche gli uomini che, come si chiamano, che prendono i rifiuti. Continuano a lavorare, ogni settimana arrivano nella strada, è un lavoro rischioso perché devono toccare tutti i rifiuti che abbiamo messo fuori. Molte occupazioni di questo tipo, di livelli bassi, la gran parte dei morti sono tra
gente di questo tipo. Da non so se è lo stesso in Italia, ma da noi ci sono gli immigrati e i gruppi di minorità etniche che hanno sofferto molto. I morti sono concentrati. Forse possiamo scoprire il valore del lavoro di questo tipo. In fondo siamo più dipendenti di queste persone. Certo, no, sicuramente riscoprire questi legami solidali nella società sì. È fondamentale. E appunto ci aiuta anche in qualche modo a tenere testa invece a tante regressioni della democrazia che abbiamo visto in quest'ultimo periodo. Quindi io su questo darei la parola a Marta. Sì, appunto, come diceva anche lei prima, durante questa emergenza abbiamo visto diverse risposte da diversi paesi a quello che è diventato il nuovo centro del dibattito politico, quindi da una parte garantire la sicurezza e anche una protezione adeguata ai cittadini e dall'altra garantire loro le libertà democratiche fondamentali. E ci sono stati alcuni paesi come la Polonia o l'Ungheria che hanno adottato un metodo più illiberale, accentrando il potere nelle mani dei loro leader. Lei ci aveva avvisati, infatti, che alcuni partiti populisti, questo nel suo ultimo libro, spesso fanno leva su un sentimento di pessimismo nostalgico che si nutre un po' dei rancori e della paura anche della popolazione per ricreare un passato, un'epoca d'oro che spesso non è mai esistita, per appunto accentrare i poteri nelle mani dei loro leader e creare quindi una democrazia più illiberale. Ecco, secondo lei queste democrazie illiberali diventeranno sempre più diffuse con questa situazione, anche per la paura dei cittadini che quindi si affideranno più facilmente ai loro leader, rinunciando magari anche volontariamente alle proprie libertà? Oppure pensa che la democrazia liberale abbia in sé gli strumenti per tenere insieme queste due nuove esigenze, quindi appunto sicurezza da una parte e libertà democratiche dall'altra? Sì, certo, abbiamo accettato molte restrizioni sulle nostre libertà. Dovevamo, perché è cambiato adesso, dovevamo accettare che non possiamo lasciare la casa. Questo è come un prigione. Ma abbiamo accettato perché abbiamo visto il bisogno di abbassare la contagione. E la questione è probabilmente, aspettiamo che quando finisce, quando la crisi comincia a finire, no, perché non c'è un momento di finire. Abbiamo aspettazioni che riceviamo ancora le nostre libertà. Penso che in Italia, in Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, sia scontato che sì, questo è per un paio di mesi. E dopo torniamo. Non abbiamo paura che c'è un dittatore. In Ungheria e Polonia è diverso. Questi sono i casi più difficili. Questi sono i due paesi dove un tipo di autoritarismo ha ricominciato dopo il crollo del comunismo, un nuovo tipo dell'autoritarismo della destra. È interessante che questi due paesi, già su questa strada, sono i due dove i leader hanno detto, occasione. È anche interessante che questi sono un po' isolati alla destra popolarista, perché la gran parte dei populisti nazionalisti hanno fatto opposizione alle restrizioni e sono liberisti, Salvini, Donald Trump, la parte destra del partito conservatore in Inghilterra, non il governo stesso, ma la parte della destra estrema, e Bolsonaro nel Brasile. So c'è una divisione tra i populisti, ci sono loro che vedono occasioni per
diventare più popolari perché dicono non, i cittadini non devono accettare queste restrizioni, devono liberarsi. E altri che dicono, ah, questa è un'altra occasione, un'occasione per la dittatura. So c'è una interessante, una diversità interessante tra i nemici della libertà. Ma noi, penso che in Italia non avete paura che forse Conte dirà, ah, rimanete a casa per tutta la vita. No, non è possibile. So, questa è una certa fortezza della nostra democrazia, anche perché siamo confidenti che questa è una crisi temporanea e passerà. Si spera. Certo, e quindi secondo lei noi rischiamo, cioè corriamo meno questo rischio che invece altri paesi, cioè dipende proprio dalla struttura della democrazia nei vari paesi, questo rischio di rimanere, tra virgolette, bloccati in una democrazia illiberale? Sì, vediamo. Certo, no, davvero un tema interessante, vedere anche come all'interno della stessa famiglia europea, da una parte ci sia in qualche modo la convinzione, no? Come citava lei, in paesi come Spagna, Italia, Inghilterra, in cui a questa, diciamo, privazione della libertà temporanea poi si ritornerà in un futuro invece a godere, no? Delle libertà fondamentali che sono state conquistate, e come invece in altra parte dell'Europa questo sia non così scontato. Sì. Proprio rispetto all'Europa, che in qualche modo in questo periodo sta giocando un ruolo fondamentale, almeno dovrebbe giocare un ruolo fondamentale, io passerei la parola a Rosalba, no, per approfondire questo aspetto. Sì. Grazie Tommaso, e salve professore. Io volevo chiederle, anche avendo riguardo alle sue ultime pubblicazioni in cui spesso ha ribadito che l'Europa ha l'occasione di umanizzare e di civilizzare i processi di globalizzazione, e di porsi talvolta anche come un nuovo modello economico-sociale di sviluppo, un modello di sviluppo più sostenibile, più attento all'ambiente. Bene, questa pandemia da un lato ci ha mostrato veramente il confine estremo di dove la globalizzazione si è spinta, e se pensiamo appunto che un virus da una regione della Cina si è diffuso poi rapidamente in tutto il mondo, dall'altro ci ha mostrato anche quanto le nostre società fossero vulnerabili rispetto ai rischi della globalizzazione. Non eravamo preparati ad affrontare, diciamo, il lato negativo della globalizzazione. Cosa potrebbe aver determinato un processo inarrestabile come quello che stiamo vivendo? E dall'altro lato abbiamo osservato anche che le risposte dei paesi sono state delle risposte prevalentemente nazionali, quindi basate su una dimensione locale, quando invece il fenomeno, la crisi, era molto più ampia, era molto più sovranazionale, internazionale, e forse richiedeva una risposta internazionale coordinata con uno sguardo più globale. In questo spazio l'Europa sembra avere in qualche modo un'opportunità politica, un'opportunità di rilancio, e quindi quella stessa solidarietà che lei nominava a livello locale, in qualche modo c'è una richiesta di solidarietà a livello internazionale, a livello quantomeno transeuropeo. E quindi ci domandavamo appunto in questi giorni se questa occasione della pandemia può essere veramente un momento di rilancio, di riscoperta dei valori su cui l'Europa è fondata, che sono appunto di solidarietà, di sostenibilità, e se l'Europa può diventare un po' anche il capofila di una globalizzazione sostenibile che in qualche modo sia una valida alternativa rispetto ai modelli cinesi piuttosto che al modello americano. Sì, una questione molto profonda, è molto, molto complicata e difficile. Ci sono molti aspetti diversi. Primamente, la questione della Cina. È il concetto di una globalizzazione sostenibile. Fino a questo punto ho argomentato, e come altri hanno argomentato lo stesso, che per un sistema di commercio globale sostenibile dobbiamo avere regole per l'usanza del lavoro. Dovrebbe essere impossibile che un paese entri nel commercio libero del mondo se usano bambini come lavoratori,
che hanno condizioni di sicurezza e sanità nelle fabbriche insicure. No, molti tra noi abbiamo detto questo senza successo, senza successo. Ma il virus pone una questione dello stesso tipo, ma anche più complicato. E questo vuol dire che come possiamo avere contatti complicati, integrati con paesi dove le condizioni della vita di molti genti minaccia la salute in diversi modi. Se il popolo della gran parte di Cina abitano molto vicini a pipistrelli, questo forse conduce ai virus che entrano nei circoli umani. Non possiamo dire, non possiamo avere commercio, traffico, discussioni con paesi in condizioni più basse che le nostre. Ma sarebbe possibile di insistere su diverse condizioni di modernità. E anche più complicato per i cinesi direbbero, quando arrivano queste malattie, noi possiamo controllare il nostro popolo in un modo che voi in Europa e Stati Uniti non potevano fare. Hanno imposto controlli enormi sul popolo. E loro potevano dire, noi non vogliamo avere commercio con paesi che non possono controllare le popolazioni. Cioè, questo è una questione molto, molto difficile. Ma è importante che nel futuro discutiamo questo problema. Perché questo non è l'ultimo virus di questo tipo che arriverà probabilmente dall'est. Normalmente arrivano questi dall'Asia estrema. Infatti non è una novità, perché nel periodo della grandezza della Venezia la peste e l'influenza entrò nell'Europa per Venezia, il capo del commercio mondiale di quel periodo. Questo non è totalmente nuovo, ma dobbiamo discutere questo problema, come assicurare che questi modi diversi della vita non potevano accelerare i virus di questo tipo. So questo penso che questo sia molto difficile. Un altro aspetto della sua questione era in Europa, dell'Europa, dimenticando la Cina. Inizialmente in Europa le politiche erano, all'inizio del virus, le politiche molto molto nazionali, le frontiere erano chiuse, Schengen era sospeso, e i paesi cercavano, come dicono i francesi, se s'occupe. Man mano questo è cambiato, particolarmente a livello dell'aiuto economico, è molto molto importante per il futuro. L'Europa è molto diversa che l'Europa dopo 2010. Anche la frontiera della ricerca, della medicina e molte altre cose. È possibile di capire questo, perché quando una malattia di questo tipo inizia, primamente diciamo, dobbiamo assicurare che non arriva da noi. E i livelli dove è possibile di mettere frontiere e controlli sono i frontieri dei paesi. Quando sembrava che era bisogno di assicurare che persone nel nord Italia non potevano entrare verso sud, questo era impossibile da fare, perché non ci sono frontiere tra Lombardia e Emilia Romagna, ci sono frontiere tra Italia e Francia. Dunque, era molto, possiamo capire perché i paesi hanno fatto così. Adesso, man mano,
riflessioni e avanziamo verso l'idea della medicina, della terapia, forse il vaccino. Poi arriva il momento della cooperazione, perché la scienza, la medicina, non capisce frontiere nazionali. No, non c'è una biotecnologia francese, una biotecnologia americana. Sono tutti, quando scrivono articoli, quando fanno ricerca, c'è un edificio totalmente globale, senza frontiere. So, per fare le terapie, eccetera, abbiamo bisogno di una cooperazione molto intensa. E vediamo che cosa è successo quando Donald Trump prova di interrompere questa cooperazione. Ho provato di comprare ditte da Germania e Francia per invitarli negli Stati Uniti affinché non potevano fare ricerca per questi altri paesi. Questa è una disgrazia enorme. Dunque, vediamo un po' in fronte, nel futuro, nell'impatto politico di tutto questo. Inizialmente ci sono molti, molti vantaggi per nazionalisti in questa crisi, perché arriva da straniere. Questa è la retorica di Donald Trump, è cosa straniera. Chiudere le frontiere, chiudere le frontiere nazionali verso l'Europa, chiudere verso la Cina. E questo è molto potente come una retorica, ma è importante che vediamo come senza la cooperazione non possiamo, come una razza umana, confrontare questo. Abbiamo bisogno di molto, molto della cooperazione. Dunque ci sono due lezioni. E questo eravamo in questo punto, a questo punto avanti della crisi, già era questo il conflitto principale nei paesi, nazionalismo contro cooperazione. Questo conflitto arriva anche più intenso dopo questo punto. Grazie, grazie mille professore. Infatti qualche giorno fa poi si è deciso anche di spostare a una data successiva quella che era la convention sul futuro dell'Europa. Quanto invece sarebbe importante in questo momento interrogarsi proprio su che ruolo l'Europa vuole giocare in questa fase così complessa e soprattutto valorizzare invece tutti gli elementi positivi che l'Europa porta, quindi di tutela dell'ambiente, di tutela della salute, di standard alimentari. Quindi dietro a ogni regola c'è sempre la tutela di una persona. Sì, perché anche il coronavirus porta certe questioni molto similari alla crisi del clima. Il bisogno di fare i tipi di prodotti che non arrivano dal mercato, perché ci sono questi bisogni enormi che pone la crisi del clima, e anche il virus. Dobbiamo avere molto più spese sui sistemi di salute in molti modi. Dunque sono molto similari questi due crisi. Tutti e due, la crisi del clima è totalmente impossibile di avere politiche nazionali, solo nazionali. È interessante che i xenofobisti sono normalmente le persone che negano la crisi del clima. Non sempre, ma molto. La corona crisi è un po' diversa, perché è possibile di avere una risposta nazionale. Dunque, il caso per la cooperazione ha bisogno di più ragionamenti, più argomenti. Grazie professore. Sì, no, davvero tornando anche a quello che diceva prima sulla necessità, no, che la solidarietà in qualche modo si mostri sia a livello locale che a livello internazionale. Lei ricordava prima appunto magari gli atteggiamenti che tentano di rompere questa cooperazione.
Io mi permetto di prima di passare all'ultimo punto, di incalzare ancora una volta su questa questione dell'Europa. Perché come europei, noi come studenti anche del diritto di Unione Europea, di filosofia e quant'altro, spesso ci domandiamo, no? O meglio, ci rendiamo conto di come l'Europa abbia in sé un potenziale enorme per costituire una nuova comunità, una nuova famiglia fatta di popoli che cercano appunto di fare della loro diversità il punto di unità e di valore. Secondo lei, al di là di tutte le difficoltà che ogni volta si incontrano all'interno delle decisioni europee, è possibile che nel futuro l'Europa non sia più l'Europa delle nazioni in cui ognuno cerca in qualche modo di strappare i propri interessi, ma che davvero si possa anche a livello istituzionale fondare una vera e propria, diciamo, Europa federale, un'Europa sociale? Ci sono due cose diverse. È possibile avere un'Europa sociale senza un'Europa veramente federale, perché questo serve, per un'Europa sociale serve solo più regole, più politiche sulle le questioni sociali che abbiamo avuto negli anni 90. In questo momento stiamo perdendo un po'. Ma certamente le più che le regole sono fatte a livello europeo, c'è la sovranità slitta verso l'Europa. Man mano arriveremo a un tipo di federalismo. Ma il federalismo è spesso mal capito, particolarmente nel mio paese. Per i protagonisti del Brexit, federalismo vuol dire dittatura, colonialismo. Ma infatti il federalismo è un modo di avere livelli di competenza diversi, non solo tra comunità europee, nazioni, ma anche regioni, comuni. Questo è la parola. Ho dimenticato la parola che spiega questo. In inglese, se vuole. Usi l'inglese se preferisci. Ho dimenticato anche in inglese. Sussidiarietà. Certo. Sussidiarietà. Concetto cattolico di Sant'Agostino. Certo. Un'Europa della sussidiarietà, una cosa che ha bisogno di azione a livello centrali, facciamo a questo livello. Se abbiamo bisogno di qualcosa molto molto più locale, abbiamo i comuni, servono un'articolazione e dobbiamo avanzare in questo modo verso una politica articolata. Il problema è che il nazionalismo, tra popoli che stanno perdendo i loro legami con la politica, che stanno perdendo un'identità politica. Arriva la nazione come un'identità molto forte che ha implicazioni politiche sempre. Dunque, in questo vacuo dell'identità politica che avevamo in questo punto della storia, la nazione arriva in questa posizione. Questo è un nemico principale di uno sviluppo dell'Europa. E dobbiamo combattere, se crediamo nell'Europa come io, faccio io, dobbiamo combattere per argomenti sulla l'importanza della cooperazione. Penso che la crisi del clima aiuta questo, perché infatti l'Europa è troppo piccola per questo, ma abbiamo bisogno di cooperazioni globali. Anche se vogliamo commercio globale, abbiamo bisogno di regole globali. So, è importante di spiegare al popolo che l'idea, il concetto di una sovranità nazionale, come credono i miei concittadini, è impossibile. È da più di un secolo è stato impossibile.
un gran periodo del risorgimento del nazionalismo negli anni 20 e 30 del scorso passato non era un periodo buono nella storia d'Europa o del mondo, condotto dittatura e guerra. Dunque dobbiamo riscoprire l'importanza della solidarietà tra umani, riscoprire l'importanza della cooperazione, e dobbiamo posare questo contro il nazionalismo. Certo, assolutamente, è veramente un tema cruciale per il presente e davvero per il futuro, no? Che ci aspetterà. Proprio rispetto a questa dimensione che lei ha citato più volte della solidarietà e soprattutto del fatto che le persone in questo periodo si sentono disorientate, no? Da ormai da tanto tempo possiamo dire, lei ha dedicato un libro che io ho letto davvero molto volentieri, Identità perdute, globalizzazione e nazionalismo, no? Come viene messo al centro il problema dell'identità e, se vogliamo, forse anche il problema delle persone, no? A convivere con più identità, a dirsi italiani, a dirsi europei e a dirsi britannici, a dirsi europei allo stesso tempo. Mm. Quindi vediamo come questo sentimento di disagio purtroppo spesso e volentieri viene raccolto dal populismo e dal pessimismo nostalgico, che però non ascolta e non comprende quel disagio, lo sfrutta, lo manipola a fini politici. Sì. E è veramente, a mio avviso, molto importante vedere come in questa situazione, no, di confusione ci siano però anche delle voci di speranza. A me viene in mente una figura come Papa Francesco, che riesce davvero a raggiungere credenti, non credenti, fedeli, laici, semplicemente menzionando così tante volte la parola solidarietà, no? Chiedendo proprio anche l'impegno delle istituzioni. E la nostra è una comunità, un'associazione che nel suo piccolo cerca di coinvolgere, no? Tra l'altro anche noi organizziamo attività solidali in tutto il territorio, cercando appunto di sostenere le persone e di dare degli strumenti per leggere anche la vita politica di oggi. Quindi vorrei chiederle, secondo lei, comunità e associazioni, dato, come dire, il crollo dei partiti e dei normali soggetti del consenso politico, possono rappresentare per il futuro, diciamo, la rigenerazione della vita democratica? Possono diventare un soggetto davvero importante per la società e per rianimare e ridare ossigeno alla democrazia? Sì, ho scritto molte volte che, non solo io, che una società civile forte può resistere la post-democrazia e altre cose. La società civile è fondata su solidarietà locale, particolarmente nell'Italia. Questi legami molto forti a livello locale. Ma qui ci sono certi problemi. È importante che possiamo arrivare al di là dei legami locali affinché formare qualcosa di più grande. E forse il problema storico della politica italiana è che la fortezza delle comunità locali ha il risultato che molte persone hanno detto: ah, a Roma possono fare come vogliono, noi abbiamo una città qui forte, non è importante che cosa succede a livello nazionale. Questa è una catastrofe, è rovinato la politica italiana. Dunque, abbiamo bisogno di comunità forti, ma chi sono, non sono chiusi in sé, ma comunità locali che sono aperti a vicini, a altri tipi di persone, a diverse religioni, diverse etnicità. Questo non è facile di fare, ma è possibile. Anche il concetto che ha menzionato, che possiamo avere una molteplicità delle identità. Questo forse è una caratteristica della personalità moderna,
che siamo complicati, siamo, abbiamo identità diversi tipi che usiamo in diverse occasioni. Questo è più facile per persone confidenti, persone che hanno una formazione, un'educazione, persone che possono vedere il futuro con confidenza. Non è, siamo diverse identità, nel futuro userò questo, userò quest'altro, ma perché ci sentiamo confidenti nel futuro. Dunque dobbiamo, affinché la società civile possa aiutare la costruzione di una società più grande, è importante che abbiamo sicurezza economica, livelli di formazione anche. Molti aspetti della società devono cambiare. In questa crisi c'è una prova per l'ipotesi che una società civile forte è importante per supportare una democrazia. Come arriverà la democrazia dopo questa crisi? Abbiamo una società civile più forte, che cosa succederà? Vediamo quando finisce la crisi, e chissà quando. Professore, grazie mille. Un ringraziamento particolare va da tutti i ragazzi che la stanno seguendo online e che riascolteranno il suo intervento, perché i ragazzi ormai ci seguono appunto da tutta Italia, quindi sappia che la sua parola veramente sarà un piccolo seme che però nella nostra comunità porterà frutto. Quindi veramente grazie del dono che ci ha fatto. Grazie molto. Grazie per una discussione molto interessante. E aspetto l'occasione finalmente per rientrare in Italia, che manco molto. Aspettiamo. Assolutamente, avremo davvero piacere a rivederla. Va bene, professore, io ricordo il libro del professore, Combattere la post-democrazia, e lo ringraziamo davvero tanto per questo dialogo, insomma, molto importante e che guarda al futuro. Quindi grazie davvero e un saluto a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.